minuto, buon pomeriggio, buongiorno, Fatto Quotidiano, Mediaset. Il PD deve stare in questa piazza, ci sono imbarazzi? No, no. Da parte mia non c'è nessun imbarazzo. È una piazza equidistante? Beh, mi pare proprio di no. Noi siamo qui certamente non per essere equidistanti, noi siamo qui perché la responsabilità di quello che sta accadendo è molto evidente, che sta dalla parte dell'Ucraina. Cioè, siamo dalla parte dell'Ucraina perché invadere un paese democratico e sovrano è aberrante, e dall'altra però pretendiamo che ci possa essere uno scatto in più, un di più di diplomazia, o tentativo di provare ad arrivare il prima possibile alla pace, che credo sia nel cuore peraltro di qualsiasi sincero democratico. Sia un nuovo invio di decreto armi? Quello si discuterà ovviamente nella discussione che si farà sia in Europa che nell'Alleanza Atlantica, anche perché comunque deve essere corrisposto a ciò che serve anche per evitare che la Russia... Io non sono in Parlamento, ma penso, fino ad oggi io ho approvato e avrei votato esattamente come ha fatto fino ad oggi il Partito Democratico. Presidente, certamente. L'ultima la lasciamo, il 2% delle spese militari, lei è a favore? Guarda, non si può abolire la spesa militare. Dopodiché no, l'aumento però delle spese militari, no? Non lo so, sinceramente non lo so. Grazie.